abbiamo voluto chiamarla prima giornata della bontà e il dolce Natale, è appunto una iniziativa all'insegna della solidarietà e soprattutto vogliamo con le educatrici e il personale degli asili nido far comprendere anche ai bambini, anche ai più piccoli, il concetto della condivisione, il concetto della fratellanza e della solidarietà. E quindi la cosa più semplice è quella di mettere in pratica quello che si predica, per cui abbiamo voluto coinvolgere tutti i bambini con i loro genitori e tutto il personale degli asili nido in questa iniziativa che è stata semplicissima. Tutti hanno preparato un dolce che abbiamo rivenduto e l'occasione, il ricavato sarà appunto devoluto alle famiglie meno abbienti per consentire loro di trascorrere quantomeno serenamente il giorno di Natale. Ed è per questo che abbiamo voluto anche collegarci in sinergia con l'assessorato ai servizi sociali, perché il mio collega assessore Bruno Rambulla certamente saprà individuare le famiglie che saranno destinatarie delle piccole sommette che saremo riusciti a raccogliere. Siamo fermamente convinti che il messaggio socio-educativo vada trasmesso sin dall'età più piccola, anche quando sono sedute sulle seggioline degli asili nido, perché questi bambini acquisiscono ora il proprio patrimonio e i propri valori, ed è questi quelli che metteranno in pratica da grandi quando diventeranno adulti e cittadini del mondo. Beh, a breve avremo la rappresentazione del presepe vivente in tutti e tre i nidi comunali, dove i personaggi principali saranno impersonati proprio dai piccolini, dai nostri bambini. E poi ci saranno i prossimi progetti, quello di continuità con le scuole dell'infanzia, quello del carnevale. Probabilmente parteciperemo anche lì a qualche iniziativa, insomma, che ancora dobbiamo ben bene programmare. Poi ci saranno le feste, naturalmente i progetti consolidati, che sono quelli per la festa del papà, per la festa della mamma, la festa di fine anno, mi pare di non averne dimenticati altri. Io volevo solo cogliere l'occasione per ringraziare tutto il personale che ha contribuito e ha collaborato alla riuscita di questa iniziativa, perché insomma ci pareva veramente una cosa importante quella di stasera, cioè riuscire a regalare un Natale sereno ad alcune famiglie di Caltagirone grazie insomma all'aiuto e alla collaborazione di tutti. Veramente questi sono momenti bellissimi, perché si capisce da queste iniziative la sensibilità di una popolazione, e io devo dire che in un momento di obiettiva difficoltà in cui sta versando il nostro ente mi sono reso conto di quanta gente, istituzioni, enti, club service stiano partecipando a queste iniziative appunto di raccolta fondi al fine di far passare un Natale un po' più sereno alle famiglie meno fortunate.